Ciao amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Giulia, per chi non mi conoscesse, e sono un'artista autodidatta. Siamo arrivati finalmente all'ultima puntata del secondo blocco del corso su come imparare a disegnare. In questo video vi farò vedere il metodo che uso per disegnare il volto, in particolare a tre quarti. Tra le posizioni che abbiamo già visto, questa è la più complicata perché entra in gioco anche la prospettiva. Se siete alle prime armi, però, vi consiglio di guardare tutti i video che ho fatto precedenti a questo, perché ho trattato tutti gli argomenti base che ogni artista deve sapere per imparare a disegnare. La struttura di base è sempre la stessa, si parte da un cerchio. Lo si divide in orizzontale e da qua viene tutto il bello. Non tutte le posizioni a tre quarti sono uguali, come lo possono essere quelle di profilo o quelle frontali. Si possono sempre schematizzare nello stesso modo, ma dobbiamo stare attenti alle varie inclinazioni. Infatti, da come disegniamo la linea mediana, possiamo capire già come sarà inclinato il volto. Come vi ho detto prima, entra in gioco la prospettiva nel volto tre quarti. Infatti, si può notare facilmente dagli occhi e le sopracciglia. Ricordatevi che l'occhio che sta dietro, anche se non sembra, è sempre più piccolo. Per questo motivo, infatti, anche questa volta vi consiglio di disegnare il vostro volto in tre quarti su almeno un foglio in A4. Così è più semplice notare questi dettagli e riportarli sul foglio con le giuste proporzioni e misure. Invece non si vedrà un pezzo del naso e della bocca perché sono sporgenti e quindi una parte rimane nascosta. Vi consiglio tantissimo di allenarvi a parte su naso e bocca in questa posizione perché è molto difficile. Se vi allenate e scaldate la mano un po' prima, sarà più semplice fare un bel volto al primo colpo. Questa cosa si può notare benissimo in questo video perché tra il primo disegno che ho fatto e l'ultimo c'è una differenza abissale. Infatti, quando devo preparare un disegno importante, faccio sempre bozzetti di questo tipo per imparare a conoscere un po' il volto. Poi, se lo voglio rendere più somigliante, prendo qualche misura con la matita come con la copia dal vero. Questa cosa ve l'ho fatta vedere un attimo meglio nel video del volto frontale. Eccomi qua che riparto prendendo le misure e questa volta sono molto felice perché sono riuscita finalmente, grazie al mio nuovo iPad, a farvi vedere lo schema mentale che mi faccio direttamente sopra la foto di reference. Togliendo l'immagine da sotto si può capire la struttura che mi sono fatta e da qua si capisce subito cos'è che vado a cercare quando prendo le misure. Infatti, come prima cosa cerco sempre la misura del cranio, quindi del cerchio. Come seconda cosa cerco di trovare lo spazio per la linea mediana perché è una misura molto importante e con quella posso proseguire con le misure più piccole. Quanto sono alti gli occhi, quanto è distante il naso dagli occhi, quanto è distante la bocca dagli occhi e quanto è distante il mento dagli occhi. Mi tengo sempre un unico punto di riferimento per essere più precisa. Poi, se qualcosa non mi torna, faccio una controprova. Per esempio, misuro quanto è distante la bocca dal naso oppure il mento dal naso. Se prendendo tutte queste varie misure mi portano tutte nello stesso punto, vuol dire che è giusto. Io ultimamente mi prendo le misure solo di queste cose qui che avete visto nello schema, però se volete fare un disegno molto grande e super somigliante, super preciso, potete prendere le misure di quello che volete. Thank you.
Se non ci capite ancora molto o vi risulta ancora difficile da disegnare questa posizione, non preoccupatevi perché ci vuole veramente tanto allenamento e tanta pazienza. Per questo vi ho lasciato il terzo disegno nella parte della costruzione del volto in tempo reale, così potete vedere bene tutto passo a passo. Anche se la posizione più difficile è sicuramente la mia preferita perché è la più utile e versatile. Nella maggior parte delle composizioni dei miei quadri mi viene facile da usare la tre quarti perché dà anche una sensazione di movimento. Thank you.
Eccoci arrivati alla fine, ricordatevi di allenarvi sui singoli elementi se non vi vengono ancora bene, vi lascio in descrizione tutti i link dei video precedenti. Se questo tutorial ti è stato utile e vuoi supportarmi, innanzitutto puoi mettere like sotto questo video e iscriverti al canale. Oppure puoi acquistare i materiali che ti consiglio tramite i miei link, permettendomi di ricevere un piccolo guadagno senza che a te il costo venga variato. Se invece vuoi proprio esagerare ed essere parte attiva del mio canale, puoi regalarmi qualcosa dalla mia lista dei desideri in modo che io possa creare dei contenuti con il tuo regalo. Anche per oggi ho detto tutto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!